Siamo col consigliere comunale Giancarlo Daddabbo, siamo qui in piazza questa mattina per che Casa Massima vuol dire no ai fattacci di Brindisi di ieri. Sì, diciamo, rischia di essere purtroppo questo un rito, perché la popolazione presente è veramente molto ridotta. Non c'è stato il tempo per fare una campagna di sensibilizzazione. Immagino che nelle case le famiglie, le persone siano estremamente sensibili a quello che è successo e quindi noi rappresentiamo un po' tutti loro. Da dirigente scolastico, oltre che consigliere comunale, come si può, nel limite di quelli che sono i poteri delle scuole, cercare di evitare queste situazioni? Evitare è praticamente impossibile. Noi ci dobbiamo occupare dei problemi della scuola tutti i giorni. Noi siamo come scuola sotto attacco da diversi anni. Gli insegnanti sono dei fannulloni, i dipendenti della scuola non si occupano dei problemi seriamente, fanno tanti mesi di vacanza, mancano i soldi per la manutenzione delle scuole, mancano i soldi per le aule. Dobbiamo dire tutti i giorni no a persone che hanno diritto ad avere dei servizi, hanno diritto ad avere delle, diciamo, di avere spazio per la cultura. E quindi questi sono i problemi di cui ci dobbiamo occupare tutti i giorni. Cosa possiamo fare? Continuare a sensibilizzare gli alunni come già si fa ogni giorno. Se entriamo nei locali della Rodari, per esempio, vediamo l'immagine di Peppino impastato, le sue parole, il suo ricordo. Abbiamo avuto di recente la visita di Giovanni Impastato. Sono tutte cose che aiutano a continuare a tenere alta la guardia. Impedire quello che è successo è impossibile. Ringraziamo il consigliere Giancarlo Daddabbo.